Sì, oggi una bella vittoria. Questa per noi, come avevamo fatto intendere alla vigilia, poteva essere una partita importante, una sorta di bivio. Dare continuità ai risultati che stavamo ottenendo fino a qui, venivamo da due vittorie consecutive, poteva rappresentare veramente un'importanza particolare e guardare la classifica con un ottimismo maggiore. Devo ringraziare i miei ragazzi che oggi sono stati autori di una prestazione, a mio dire, quasi perfetta. L'unica cosa che potrei rimproverare è il fatto che abbiamo chiuso il primo tempo soltanto sull'1-0, quando avevamo dominato la partita in lungo e largo e col vento anche a sfavore. Però ci è servito quel primo tempo per avere maggiore cattiveria nel secondo tempo e allargare il risultato. È stato importante anche il contributo dalla panchina, tutti coloro che sono subentrati hanno apportato un contributo decisivo, tant'è che sono andato a rete il Caturano, il nostro neoacquisto, grande prestazione del nostro Pascazio che in settimana, già nella settimana scorsa era arrivato come under, ed è lo stesso Scolaro che subentrato si è fatto subito sentire con una realizzazione. Non ricordo tiri da parte dell'Archi mai, quindi una partita dominata in lungo e largo. Pertanto ringrazio i miei ragazzi, adesso ci prepariamo per il recupero della prossima settimana che andiamo ad Africo, dove contiamo ancora di proseguire questa striscia positiva dei risultati in modo tale da dare soddisfazione a tutto il nostro ambiente. Anche in questa circostanza non facciamo a meno, anzi ne facciamo priorità, quella di ricordare il nostro amato e presentissimo Luca Iofolo, una vittoria inutile a dirlo che dedichiamo a lui, così come dedichiamo sempre, ogni momento che noi viviamo in campo al nostro Luca Iofolo. Vi ringrazio e ringrazio nuovamente ai miei ragazzi, ma anche alla società che sta facendo un lavoro mettendomi in condizioni ideali per poterci divertire. Ricordo a tutti che siamo ben oltre le aspettative che chiunque poteva immaginare per questo campionato, ma non ci accontentiamo, siamo sempre sul pezzo, ci rimaniamo e siamo desiderosi di fare il meglio possibile. Grazie. Buonasera a tutti, è stata una partita abbastanza difficile, poi finalmente siamo riusciti a chiuderla anche nel secondo tempo. Che dire, stiamo attraversando un buon momento e ora è il momento anche di fare punti e metterli in cascina per poter arrivare al nostro obiettivo. E vorrei sempre ricordare che siamo partiti con l'obiettivo di raggiungere una salvezza. Raggiungendo questi, cioè giocando in questo modo e con queste prestazioni, credo che riusciremo ad arrivarci senza alcun problema. Sono contento anche per la prestazione di alcuni singoli. Ricordiamo che Caturano è arrivato in questa settimana e ha fatto subito gol. Anche lo stesso Scolaro è entrato, subentrato dalla panchina ed è riuscito a fare gol. Siamo un gruppo molto, molto unito, come ho detto anche l'altra volta, quindi va bene così e continuiamo a pedalare.